Volevo ricordarvi che oggi è 2 dicembre, Santa Bibiana, è una delle ricorrenze a cui la cultura e detti popolari assegnano diciamo, l'associazione con proverbi o detti di argomento meteorologico. E anche se a livello generale dietro la cultura e le tradizioni popolari c'è spesso una saggezza, una lunga tradizione fatta di frequentazione secolare di un certo territorio, quando si parla di meteorologia bisogna andarci sempre molto cauti. Non a caso l'indimenticabile Edmondo Bernacca, durante la sua storica opera di divulgazione di questa scienza sulle reti della RAI, amava distinguere i detti e proverbi meteorologici in due grandi categorie. La prima, quella di detti che possono avere un qualche fondamento scientifico, lungi da prenderli come validi sempre e comunque, però qualche spiegazione scientifica ce l'hanno, sono quei detti che si riferiscono a un fenomeno, come può essere una nube, la forma di una nube, un certo vento, il colore stesso del cielo in certe ore della giornata, il rosso di sera, ben il tempo si spera, di cui magari parleremo altre volte, qualche spiegazione scientifica ce l'hanno. Poi ci sono tutti gli altri, quelli che fanno riferimento appunto a un giorno del mese, a un periodo dell'anno, come appunto Santa Bibiana, Santa Caterina, San Martino, la Candelora, i giorni della Merla, i quattro aprilanti e via dicendo. Con questi invece appartengono a quella cultura popolare che non ha invece fondamento o attendibilità scientifica, non c'è nessun motivo per cui il tempo che fa in un certo giorno debba influenzare il tempo che fa magari nei 40 giorni successivi, ancor meno che ogni inverno i tre giorni più freddi debbano essere sempre cadere nei cosiddetti giorni della Merla. Ne è riprova recente di questo il fatto che la cosiddetta estate di San Martino, l'11 di novembre, quest'anno è stata foriera della perturbazione che ha tempestato gran parte del meridione, sia con raffiche di vento che con alluvioni, ricorderete le immagini dei Sassi di Matera, e che poi ha portato l'eccezionale acqua alta a Venezia del giorno dopo. Quindi insomma sono culture popolari questo tipo di proverbi meteorologici che non hanno alcuna attendibilità. C'è uno che conosco io che in dialetto basso piemontese, a nebbia da mattina fa sciugò a barlettinga, che spiegato è la nebbia del mattino durante il periodo estivo soprattutto, vuol dire che poi di giorno farà talmente caldo che il fattore, no, l'agricoltore berrà tutta la sua borraccia e porterà a casa grande caldo e questo sudore, è uno di quei proverbi fatica. Che appartengono alla prima categoria, perché se c'è una nebbia al mattino vuol dire che c'è alta pressione, quindi se la nebbia si solleva, perché se non si solleva il proverbio non funziona, ma laddove la nebbia lascia spazio al soleggiamento, la giornata potrebbe poi essere nel ciclo diurno particolarmente temibile, quindi appartengono alla prima categoria. Mia nonna, vedi che me la raccontava, aveva quasi ragione, possiamo dire.